Ok, buongiorno ragazzi, giornata di apertura della conferenza stampa per annunciare il nuovo Cosmoprof 2024. Sono qui con Enrico Zannini, direttore generale Bologna Friere Cosmoprof. Sì, buongiorno a tutti. Conferenza stampa è stata, spero, interessante. Ma... Beh, folla oceanica, posti in piedi, sold out anche qua oltre che in fiera. Sì, grazie, ma ancora più importanti sono i numeri che abbiamo avuto il piacere di poter comunicare. Quest'anno aspettiamo oltre 3.000 espositori da 67 paesi, 35% dei quali sono nuovi, quindi un'offerta espositiva veramente interessante. La visitazione sta marciando molto bene, sia dal punto di vista dell'Italia che dall'estero, e quindi ci aspettiamo veramente una buona fiera. I vostri contatti continuamente in crescita, quest'anno il sito è stato preso letteralmente d'assalto, quasi 2 milioni di accessi, oltre 400.000 follower sempre in crescita, quindi un successo nel successo, è sempre più difficile confermarsi, no? Che salire in cima. Sì, grazie ancora dei complimenti. No, sono i dati che abbiamo visto. Grazie veramente ancora. Sì, alla fine poi Bologna con il network, la nostra presenza a livello internazionale in ogni piazza strategica ci consente di creare quel circolo virtuoso che continua ad aumentare e moltiplicare quelli che sono i momenti di contatto e gli operatori che riusciamo a raggiungere durante l'anno. Ormai Cosmoprof è diventato un brand internazionale, siete presenti praticamente in quasi tutti i continenti, perché ho visto dei numeri che sono interessanti sull'Africa, perché 2% di esportazioni verso quel mondo, certo. E poi America Latina. Ovviamente stiamo lavorando in continuazione, il metabolismo e l'organizzazione della fiera è molto lungo e stiamo ovviamente pensando di raggiungere le aree dove non siamo presenti, perché è strategico per rafforzare un marchio che è unico al mondo. Ecco, domanda un po' scomoda, quest'anno il Cosmoprof non ci sarà di lunedì, è stata una scelta diciamo complicata, però partite di giovedì sia per Cosmoprof Pacca che per Cosmoprof. Allora, è una scelta importante, sofferta perché pensata anche con le aziende ci hanno aiutato a scegliere. Noi alla fine abbiamo seguito la maggioranza di quelle che sono state le volontà delle nostre aziende, e perché abbiamo rinunciato al lunedì e partiamo tutti con il giovedì, perché riteniamo che per gli operatori, soprattutto stranieri, sia più facile visitare. Ok, e comunque il sold out vi ha dato conferma che per adesso avete ragione voi. Per adesso sì, vediamo poi alla fine della fiera, poi se si sbaglia ci penseremo, non c'è problema. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Ci vediamo a marzo. Grazie.